In gergo militare vengono chiamati danni collaterali e, proprio come quel tipo di danni collaterali, possono apparire indifferenti ai più, ma pesano ed hanno un costo pesante a chi ne è coinvolto. Tutto è accaduto all'indomani delle piogge torrenziali che per un paio di giorni hanno devastato la Calabria e quindi anche Vibo Valentia. L'intasamento di uno dei condotti delle fogne comunali ha provocato grossi problemi, soprattutto in un condominio in uno dei quartieri del centro cittadino. Il condominio Sirio è stato letteralmente inondato dalla fogna, con danni e gravi disagi per chi vi abita. Cantine e garage letteralmente invasi, raggiungendo finanche il vano basso dell'ascensore condominiale. Da giorni si vive in questo grave stato di disagio e per chi abita in questo condominio la soluzione che si prospetta preoccupa non poco, sebbene i tecnici e gli operai stanno lavorando alla fogna comunale. Siamo andati a constatare di persona qual è la situazione. Per vostra fortuna, non nostra, le telecamere non possono farvi sentire l'odore che vi è in questo momento, ma la situazione, come vedete, è particolare, malgrado la buona giornata abbia asciugato. Siamo proprio nelle cantine, esatto, di questo palazzo, e con l'amministratore cerchiamo di capire quello che sta succedendo da alcuni giorni. E niente, allora il problema, come è noto a tutti i cittadini, succede praticamente quasi 10 giorni fa, quando la fogna comunale si ostruisce e tutta l'acqua viene riversa verso il condominio. È una situazione insostenibile perché giustamente gli abitanti di questa palazzina vivono con la costante puzza e con il problema di non poter utilizzare soprattutto l'ascensore, quindi chi è soprattutto agli piani alti si ritrova a dover salire a piedi qualsiasi cosa, e poi tra l'altro c'è anche la presenza di persone con handicap e quindi è una situazione un po' particolare. Noi abbiamo visto che gli operai del comune stanno lavorando alla fogna esterna, ma qui c'è una situazione di melma, come possiamo vedere, e ancora di acquitrinio che crea questi disagi. Ecco, su questo diciamo che il Comune è intervenuto, non possiamo dire di no, è intervenuto subito ad attivarsi per la sistemazione della fogna, però c'è da dire una cosa, il lavoro da fare è molto serio e noi in queste condizioni non possiamo stare, quindi visto che quantomeno il problema fuori, diciamo, lo sbocco è stato individuato, almeno chiediamo di una pulizia attenta di questi luoghi ormai, come vedete, pieni di melma, e soprattutto lo svuotamento dell'ascensore, perché l'attivazione dello stesso, perché se no giustamente sotto Natale ci troviamo in una situazione veramente incredibile. Ricordiamo che stiamo parlando di una fogna, quindi non è acqua normale, quindi questa melma, esatto, e questa acqua stagnante produce poi l'odore che noi stiamo sentendo. Sì, un odore che voi non sentite, però vi assicuro che noi che siamo qua è tremendo.